Spesso io dico che dobbiamo riconsegnare questa città ai cittadini di Cassino e lo dico anche riferito soprattutto ai ragazzi e ai giovani. Questo è il cancello chiuso che si trova qui nella nostra bellissima villa comunale. Dava accesso ad una pista ciclabile pedonale che in realtà arriva fino a Sant'Angelo, fino alla Forcare. Nel progetto di Cassino che noi abbiamo in mente c'è questa nuova pista ciclabile, in realtà su un tracciato esistente, che parta da Caira e che arrivi fino a Sant'Angelo attraversando ovviamente il centro urbano. Ci spostiamo da un'altra parte per vedere in realtà un'altra chiusura della nostra città fatta da questa amministrazione. Questa è la seconda parte del percorso pedonale di cui vi parlavo. Come voi vedete è una situazione di abbandono, di degrado e di grande pericolosità soprattutto per la mancanza di manutenzione e per lo stato di grave abbandono. Quando parlo di pista ciclabile che attraversi la città, lo faccio considerando anche questa nostra grandissima risorsa che è il secondo bacino idrografico d'Europa, quello di Cassino, e quindi la pista ciclabile deve attraversare, seguendo il fiume Gari, tutta quanta la città di Cassino, da Caira fino a Sant'Angelo e passando attraverso il centro urbano. Il progetto di una Cassino nuova, si costruisce con le idee buone, con le idee serie e soprattutto partendo dal principio che Cassino va riconsegnata ai cassinati. E questo è quello che noi dovremo fare in 5 anni di amministrazione. È qui che si è impantanata l'amministrazione di Giuseppe Golini Petrarcone. Quanti soldi sono stati spesi per fare tutta questa pista ciclabile, ma quanti se ne dovranno spendere per rimetterla in sicurezza, per ripristinarla e per riconsegnarla soprattutto ai giovani della nostra città? Questa è la domanda principale. Una buona amministrazione dovrà trovare le risorse per far sì che questo gioiello che era torni di nuovo ad esserlo e che va riconsegnato nel più breve tempo possibile ai cittadini di Cassino.